siamo nel parcheggio alla stazione di Tommaso Natale, parcheggio che è stato completato nell'ottobre del 2018, l'8 ottobre del 2018 era praticamente pronto, sono passati 960 giorni, il parcheggio è ancora inutilizzato e chiuso alla fruizione. I problemi li conosciamo, sappiamo qual è la problematica relativa all'impianto di illuminazione, sappiamo che non era previsto nel progetto, non è vero che è stato dimenticato come ha detto qualcuno, semplicemente non c'era nel progetto, però il progetto è stato approvato così, in conferenza dei servizi, ha avuto il visto anche del comune insieme a tutti gli altri enti preposti, l'ASL, Genio Civile eccetera. Come sappiamo il comune non ha preso in consegna il parcheggio proprio perché mancava l'illuminazione. RFI dovrebbe realizzare questo impianto prima della consegna, sappiamo che ci sta lavorando anche se sono passati 2 anni e mezzo senza che si sia fatto ancora nulla. E quindi purtroppo pensiamo che questi 960 giorni diventeranno sicuramente 1000 e forse andremo più là. Speriamo che non diventino 3 anni, altrimenti ci vedremmo costretti a fare di nuovo la nostra festicciola annuale con la torta e con la candelina, perché come dire, festeggiamo questo triste compleanno del parcheggio inutilizzato. È una storia di difetto di comunicazione fra enti, è strano che venga approvato un progetto senza illuminazione e che poi l'ente stesso che ha dato il parere chieda questo impianto. È un intervento che si può realizzare con poche decine di migliaia di euro e in tempi molto ristretti, al massimo un paio di settimane di lavoro. Purtroppo la situazione è questa, dopo 960 giorni ancora non vediamo i lavori iniziati, ancora non vediamo questo parcheggio in condizione di essere restituito alla cittadinanza ed essere utilizzato per quello che è il suo scopo, cioè l'intermodalità, consentire alla gente di lasciare l'auto al parcheggio e prendere il mezzo pubblico, cosa che tutti vogliono ma che nella realtà nessuno si attrezza per realizzare. Devo dire che nonostante 960 giorni di abbandono, tutto sommato, a parte le erbacce che vanno tagliate periodicamente e speriamo che non prendano fuoco, ma dico per quanto riguarda il resto il parcheggio non ha subito grossi problemi di vandalizzazione, insomma tutto sommato i cittadini che passano in quest'area ancorché chiusa l'hanno in qualche modo rispettata, quindi questo è il dato positivo, perché il parcheggio si presenta ancora pressoché intatto e non vediamo nemmeno i rifiuti che abbiamo visto in altre occasioni, anche perché periodicamente RFI, che è competente per quanto riguarda quest'area, effettua la sua pulizia. Quindi diciamo tutto sommato il dato positivo è che il parcheggio si trova ancora in buone condizioni, speriamo che rimanga così ancora a lungo.